Si torna a discutere del progetto pilota del quartiere Provvidenza. Sarebbe stato firmato infatti giovedì 20 aprile 2017 il verbale di ripresa dei lavori, un progetto di cui si parlava durante la precedente amministrazione e che prevedeva la riqualificazione del centro storico, cominciando proprio dal quartiere Provvidenza. L'impresa che si era aggiudicata i lavori qualche anno fa per il cosiddetto progetto pilota in questi giorni ha firmato il verbale per la ripresa dei lavori. Questo fa seguito all'ordine di servizio dell'ufficio tecnico che è stato sottoscritto e sottofirmato dall'impresa a fine di febbraio e pertanto si ritiene che nell'arco di breve tempo, verosimilmente tra un mese e mezzo o due mesi, possano ricominciare questi lavori che riguardano, lo ricordiamo, il recupero edilizio di un intero isolato. Il verbale con riserva è stato sottoscritto e sottofirmato dall'impresa, così come aveva anche sottofirmato l'ordine di servizio di fine febbraio, in quanto le richieste avanzate dall'impresa devono essere chiaramente valutate dalla direzione dei lavori e dal RUP, responsabile unico del procedimento, che segue il progetto stesso. Si arriverà a una transazione bonaria rispetto alle richieste che ha avanzato l'impresa nei confronti dell'ufficio tecnico e pertanto i dettagli anche di questa tipologia di transazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà prossimamente. Potrebbero ripartire dunque dopo qualche anno gli interventi per portare a termine il progetto. A fermare i lavori sarebbe stata infatti la presenza di amianto. I lavori si erano fermati anni fa in quanto lo Spresal dell'unità dell'ASP aveva evidenziato la presenza di sfabbricidi e di materiale in cemento amianto e in amianto all'interno del quartiere, quindi dell'isolato interessato dai lavori di questo progetto pilota. Detto ciò, lo Spresal aveva intimato al Comune di Caltanissetta di effettuare una determinata bonifica secondo la dicitura, secondo la tipologia 10B, che da un punto di vista tecnico ed economico è la tipologia di rimozione dell'amianto più onerosa. Ecco perché il Comune di Caltanissetta, ovvero l'ufficio tecnico, in tutto questo tempo ha dovuto effettuare delle verifiche, dei controlli e anche delle interlocuzioni con lo stesso Spresal per addivenire a una soluzione efficace che potesse riguardare la rimozione dell'amianto anche da un punto di vista economico vantaggioso nei confronti dello stesso comune, dello stesso ente.